Buonasera a tutti i telespettatori da Carlo Dall'Aglio qua al Palacattani di Faenza. Siamo alla quinta giornata del campionato nazionale di Agold, Palamano Romagna contro Alperia Merano. Pochi minuti all'inizio del match. Subito un saluto al commentatore tecnico di serata, Mattia Melis. Buona serata. Allenatore della Serie B della Palamano Romagna, oltre che del settore giovanile di Lugo, la formazione neoentrata da qualche anno nel progetto della Palamano Romagna. Vediamo che i giocatori si stanno preparando ad entrare. Ci sarà la presentazione. Che lasciamo andare live. Bene, davvero tutto pronto, gli ultimi saluti tra le due squadre, tra gli staff tecnici. Tutto pronto.
alla Palacattani di Faenza. Ricordiamo la classifica che vede Conversano, Brixen, Sassari, Fasano, Presano e Bolzano a quota 6, Merano e Cassano Maniago quota 5, 4 per Albatro Siracusa, un punto testa per Fondi Campus Italia, ancora al palo a 0, Romagna, Secchia Rubiera e Carpi. Queste le partite di quest'oggi, Palamano, Romagna, Merano, chiaramente, Secchia Rubiera, Fondi, Campus Italia, Brixen, Albatro, Siracusa, Cassano Maniago, Carpi, Bozen, Pressano, Fasano, Conversano, Sassari per la quinta giornata di andata del campionato di A Gold. Sono Carlo Dall'Aglio, ricordiamo il commentatore tecnico di serata, Mattia Medis, allenatore del Romagna di Serie B. Bentornato. Bentornati. Subito un commento su questo Romagna che con 3 sconfitte in 3 partite non è partito certamente col piede giusto, ma ha tutta la possibilità di recuperare in questo campionato. Sicuramente bisognerà lavorare tanto, il livello è più alto, bisognerà che capiamo com'è il livello, che ci adattiamo al livello, e il campionato è lungo. Allora vediamo le squadre in campo, si stanno disponendo. Parte il Merano, scambio di saluti, Nicola Fadanelli, ruolo di centrale, subito Anton Larsen e la rete immediata del pivot. Oliver Martini, 1-0 dopo 40 secondi di gioco. E Romagna con Massanti, Rotaru e Ivan Antic in zona di esterno con Albertini e Di Domenico come ali, e Ceroni da pivot con Redelli tra i pali. Antic con Massanti che prova a accelerare, prova a filtrare per Ceroni, c'è il finta di passaggio e la rete in pieno contropiede di Davide Parisato, 2-0 dopo 1:30. Rotaru, Massanti allarga per Di Domenico, palla scappa dalle mani, quindi il portiere Andrea Colleluori fa ripartire la sua squadra con Anton Laursen, che è davvero un gigante, 2,13 m, l'atleta più alto di questa Serie A Gold stagione 2022-23. Fadanelli scambia con lo stesso Larsen, poi si accentra, allarga per l'ala, ma esce, e quindi Redelli fa ripartire i suoi compagni. Ivan Antic prova la penetrazione, ora ci prova Massanti che viene alzato da terra, 9 m per il Romagna. In panchina due totem della Palamano italiana, da una parte Domenico Tassinari, dall'altra Jürgen Prattner. Ora Rotaru si alza, Antic con le luori para, fa ripartire, un'altra velocità,
Juan Pablo Cuello, 3-0. Entra in campo, in cabina di regia, Fabrizio Tassinari, si affida a lui, lo staff tecnico, per dar subito uno scossone a inizio partita, per non crollare immediatamente. Allora Rotaru perde palle, Romagna parte il contropiede, non può nulla Martino Redelli, la doppietta di Juan Pablo Cuello. Ora Tassinari allarga Rotaru per Albertini, Tommaso Albertini sblocca il Romagna, 4-1. Fadanelli con Laursen, Cuello, Fadanelli, ora perde palla, può ripartire Antic, Rotaru prova l'incursione, la palla perfetta per Rinaldo Ceroni. Dall'altra parte rimessa veloce e segna con il numero 3 proprio Nicola Fadanelli. ...5-2 per l'Alperia dopo 6 minuti di gioco. Ora tiro fuori portata di Rotaru, il rilancio è troppo lungo, può ripartire in Romagna. Lo fa col capitano che allarga per Antic, prova a prendere velocità, cade a terra Ceroni, per gli arbitri non c'è fallo e quindi c'è il contropiede. Redelli deve inchinarsi alla rete di Santiago Nunez. 2 Romagna, 6 Merano. Mattia, come sono stati questi primi 6 minuti di gioco? Direi che sono stati abbastanza chiari. Noi ci presentiamo con una difesa 5-1 spostata per cercare di non far prendere la palla Laursen, mentre Merano lavora con Martini in quello che si chiama anticipo indiretto, e invece su Nantis lavorano con Cuello, che probabilmente cede qualche chili sull'uno contro uno su anticipi diretti, e noi stiamo facendo veramente, direi, abbastanza fatica in questo momento. Difendono e corrono e gli viene molto meglio. La rete nel frattempo di Bogdan Petricevic, 7-2. Ora vediamo Rotaru nel mismatch con Larsen, però riesce a trovare la rete. Davvero enorme Anton Laursen. Ora Cuello, Laursen scambiano sui terzini, prova Albertini a escludere il danese. Ora Fadanelli, c'è il blocco di Ceroni Chiarini, il muro della difesa, deve compattarsi in difesa in Romagna. Prova un bel gesto atletico, Albertini anticipa Laursen, poi Rotaru va fino in fondo e realizza una bella rete di prepotenza fisica, 4-7, perde malamente. Dall'altra parte la palla in Merano nella rimessa in gioco, troppo veloce, non si capiscono gli attaccanti del Merano, quindi di nuovo palla a Romagna. Ora passaggio sbagliato di Antic per Di Domenico.
Petricevic all'ala, vediamo il tiro e la rete di Santiago Nunez. Bello l'utilizzo del palleggio da parte di Petricevic, che è riuscito utilizzando il palleggio a smarcarsi e portare poi il compagno al tiro. Ora un paio di scontri sui 9 metri, l'arbitro non fischia, quindi continua a giocare in Romagna. Rotaru segna la terza rete consecutiva in 3 minuti. Peccato per l'inizio, che abbiamo lasciato il parziale iniziale a loro, adesso stiamo giocando direi punto a punto. Meno 3 per il Romagna. La palla all'ala e non sbaglia, però è caduto probabilmente nel cadere, ha messo male il ginocchio, ha sbattuto probabilmente sul parquet. Davide Parisato, che segna intanto la sua seconda rete, vediamo che zoppicando chiede il cambio. Speriamo niente di che. Ha pestato il piede di Chiarini andando al tiro, speriamo ovviamente che non sia nulla di grave. Ora i compagni vanno a rincuorarlo, speriamo davvero che non sia un problema grave. Tanto in Romagna riparte con Massanti, Antic da centrale, finta di corpo, si trova al limite per il tiro, ma c'è stato il fallo, quindi ora Tassinari, Antic, Massanti prova a accelerare, cade a terra Ceroni, a palla va in contropiede per Oliver Martin. Sono davvero veloci e rapidi su ogni nostro errore a ripartire in seconda fase, prima fase farci davvero male. Anche per lui 2 gol. Sono già 4 giocatori del Merano a segno per 2 reti. Ora Massanti, Antic, Massanti, viene strattonato, c'è l'ammonizione a Bogdan Petricevic. La difesa del Merano è davvero davvero aggressiva. Esatto. Ora deve tirare Antic, ora Tassinari, ancora il croato che prova, la palla c'è deviata dal muro difensivo, quindi tiro d'angolo per Albertini. Chiedono il gioco passivo, ora alza il braccio l'arbitro. Vediamo il pallonetto di Ceroni, vediamo poi la parata. La parata di Colleluori. Di Colleluori. Tornato quest'anno nel nostro campionato, dopo l'esperienza in Francia, uno dei colpi migliori del campionato, direi. Esattamente. Sono diversi giocatori di alto livello che si sono andati a specializzare all'estero e ora alzano il livello del campionato di Serie A Gold, come abbiamo visto anche nel Cassano per Giacomo Savini ad esempio. Ora Laursen, Fadanelli, c'è il fallo di Chiarini. Gli oro nero dell'Alperia attaccano sulla fascia destra, sinistra. Ora Fadanelli rischia di perdere la palla,
Questa parata. La prima? La prima della partita, mi sembra, così a occhio. Di Redaelli. Ivan Antic. Tassinari che viene spinto, poi viene spinto. Doppia spinta, 2 minuti di esclusione per il pivot Oliver Martini, che fa della difesa la sua arma tattica migliore sicuramente. 10-5 punteggio, 12 e 40 giocati. Tassinari Mazzanti, viene interrotta dall'arbitro per un fallo di sfondamento col petto, esce ora. Direi fischiata giusta. Mazzanti. Adesso Merano toglie con le luori per giocare l'extra player, 7 contro 7. Quindi Romagna può difendere, ma non c'è il portiere. Senza portiere entra in campo anche Glisic. Scambiano con passaggi rapidi, c'è il braccio dell'arbitro, la botta. Bel sottomano di Cuello. Un gol strepitoso di Cuello. Dai Lights, insomma. Esatto. Terza rete per lui. Si allarga il vantaggio quando sono passati praticamente 14 minuti, siamo a metà del primo tempo. Vediamo Albertini che supera con le ruori. Con l'inserimento in doppio pivot di Tassinari, un uomo in più, riusciamo ad andare a fare scalare verso destra e Tommaso Albertini con un buon angolo. Un gol importante. Tanto l'intervento su Petricevic di Redaelli, e Romagna ha tanto bisogno del miglior Redaelli. Ora rischia di perdere la palla, poi c'è lo sfondamento netto. Ha rischiato di perdere la palla nel trattenerla, si è scontrato col difensore. Vediamo il... Non ci siamo neanche accorti che non c'era il portiere, avremmo potuto fare un tiro dalla nostra difesa o comunque correre un rischio. La nostra idea non cambia, Albertini gioca sempre questa 5-1 spostata sul terzino sinistro, che in questo caso è Glisic. Ora vediamo dall'ala, parata petto faccia di Martino Redaelli. Sta aumentando il suo livello, il portierone di Molteno. Ora Di Domenico è dall'altra parte, neanche a dirlo, alza il livello anche Andrea Colleluori. Un bellissimo scontro tra portieri anche questa sera. Non un tiro convintissimo da parte di Martin, abbiamo direi più bisogno di efficienza. Andiamo. Che di spettacolarità in questo momento della partita e della stagione, direi. Siamo al tempo fermo, c'è un cambio di palla, rientra Martini dopo i 2 minuti. E Romei torna a sedere, mi pare, sì. In campo Glisic sulla sinistra, marcato a vista appunto da Albertini. Fadanelli, ora Glisic, scambiano i due. Non arriva Rotaru. E c'è la rete di Luca Visentin, che firma il 12-6 per il Merano. In Romagna, a parte qualche fiammata sui 9 metri, è un po' statico probabilmente, non riesce a trovare la penetrazione giusta e continua soprattutto. Ora il tiro sbagliato fuori, il tiro di Albertini. La difesa di Merano è davvero rocciosa e
sono sempre sotto la palla, sempre più di un giocatore, riescono sempre a metterci le mani addosso e farci rallentare la circolazione di palla. Jürgen Prattner è sicuramente un maestro anche in questo. Lisic, Fadanelli, Queio. Lisic perde la palla. Parata intanto di Martino Redelli, che ha cominciato comunque, ha iniziato a parare, sì. Esatto, alzare il livello. Ora però è Romagna, deve recuperare, 6 reti, esce Ceroni, entra Mohamed Sam, nuovo acquisto dell'estate romagnola. Ora un gran gol del capitano. Dall'altra parte subito in velocità Queio Nunez, poi rallenta, non riesce a trovare la via della rete subito, quindi prova a rallentare. Entra in campo anche Andreas Stricker, anche lui fisicamente imponente, il capitano del Merano. Riesce a intuire solo Redelli, tiro di Glisic, siamo 13-7. Qualche possibile variazione in qualche schema in attacco per sorprendere la difesa, Mattia, è davvero dura. In questo momento non ti saprei dire, meglio, non c'è meglio nessuno del Tasso che può sapere che cosa fare. Mohamed Essam intanto si tuffa, riparte in piena velocità ma sbaglia. Direi che la cosa che dobbiamo cercare di fare in questo momento è qualche tiro da fuori, perché a memoria non mi ricordo nessun tiro da fuori effettuato dalla pallamano Romagna, e sicuramente la scatola difensiva è difficile da aprire senza. Pronto a entrare anche Amir Boukris. Adesso proviamo a giocare doppio pivot, vediamo se quest'arma tattica cambia qualcosa. C'è il tiro di Antic fuori. Ancora secco, la bocca da fuoco del Romagna questa sera. Intanto dall'altra parte Queio. Entra troppo facilmente, direi, troppo, nell'area di Romagna. Troppo facilmente. 14-8. 4 reti per l'Italo argentino. Perde palla Antic, c'è il contropiede, vediamo la palla che esce di Nunez sul contrasto del difensore. Entra ora in questo momento Amir Boukris. Attacca Chiarini, che prova ad accelerare il tiro fuori ancora di Antic. Credo ancora ferma a zero? Sì, ancora. Questa potrebbe essere una buona soluzione, doppio appoggio con il pivot per cercare di non far uscire la difesa e aprire la scatola da fuori, ma purtroppo esce. L'idea era buona, la conclusione per poco fuori. Un pubblico delle grandi occasioni anche questa sera, tanta gente qua al Palacattani, ma il Merano attacca, vediamo il tiro, la deviazione. È in campo anche Samuel Gerngrasser in questa azione per l'attacco, che è stato via quelle giovanili della nazionale italiana.
Ora Tassinari viene trattenuto. 9 metri per gli arancioblu. Sam Bukris. Antic, Tassinari, a palla arriva Di Domenico che però perde la palla durante il controllo. Attacca Petricevic, Cuello, palla, c'è un bel intervento di Di Domenico. Bell'anticipo. Che intuffo. Nonostante il fisico, riesce a girare sopra l'attaccante a fare la recuperata. Ora però Tassinari lo richiama per dare spazio a Mattia Bandini. Ci servono i gol dall'ala, perché se non riusciamo a tirare nemmeno da fuori e non riusciamo a tirare dall'ala quando abbiamo un buon tiro, inizia a essere dura, si fa veramente difficile. Tassinari, Ivan Antic e Sam trova lo spazio e poi c'è la parata e dall'altra parte la rete immediata di Santiago Nunez. Micidiali in difesa e ripartenza, micidiali, non gli si può concedere niente. 8-15 al 23esimo minuto. Ora attacca. Peccato per l'errore, era un buon tiro da solo davanti alla porta del nostro pivot, del pivot di Romagna. Entra in campo di nuovo Samuel Grasser a gestire l'attacco, che solitamente nelle mani di Bogdan Petricevic, che in quest'oggi fa soltanto cambio attacco difesa. Ora lo stesso Gersgrasser, Cuello, il tiro, la parata di Redelli. Bukris subito dall'altra parte, Tassinari finto il passaggio, poi il retropassaggio con Essam. Il Merano vola ancora in contropiede, ma c'è la parata su Raffiner di Martino Redelli, che giustamente raccoglie l'applauso di tutti i tifosi. Ora time out per il Romagna. Time out chiesto da Domenico Tassinari a poco più di 5 minuti, 5 minuti e 30 alla fine del primo tempo. 15-8 per il Merano. Chiediamo scusa nel frattempo per il refuso nella grafica, sistemeremo quanto prima possibile. Vediamo intanto una rapida lettura dei tabellini. Sono 3 reti per Nunez, 4 per Cuello. Dall'altra parte Alex Rotaru, averne segnate 3, Albertini 2, i principali marcatori delle proprie squadre. 15-8 il punteggio. Vediamo gli arbitri, non li abbiamo ancora ricordati, Matteo Corioni e Pierluigi Falvo, decisamente di altissimo livello anche la loro prestazione questa sera. Un arbitraggio fino a questo momento senza ombra di dubbio. Devo dire di sì, non ci sono stati grandi errori da parte degli arbitri, direi che noi allenatori abbiamo sempre un occhio molto critico. Può ripartire Omar Bukris, che entra in campo al fratello Amir. Pivot Omar, centrale Amir, prodotti del vivaio del Romagna. Ora attacca lo stesso Bukris, Antic, si scambiano le posizioni, Antic cerca di caricare Lucicero, scusate, qui
Ora recupera lo stesso Cicero con Antic. Deve tirare per evitare il gioco passivo, ci prova lo Cicero e con le Luori si mette la mano sotto il 7, parata calcistica questa del portiere ospite dall'altra parte, Petricic. Veniamo doppiati, 16-8 per il Merano che ora difende. Sicuramente la mancanza di un mancino a terzino destro non ci mette nella condizione migliore per poter costruire, diciamo, il gioco. Omar Bunkris cerca di sorprendere la difesa, ma una super parata di Colleluori. Un altro intervento in uscita. Ora la palla arriva all'ala, c'è la parata, la respinta dall'altra parte di Redelli. Intanto un altro intervento, intercetto di Cuello. Troppa fretta qui da parte del Romagna. Ora vediamo ritmi molto bassi in questo momento, poi le fiammate improvvise nelle varie ripartenze, soprattutto da parte di Merano, che Merano concretizza molto di più evidentemente e molto bene. Ogni nostro errore diventa per loro un gol facile in ripartenza. Ora il fallo di Albertini su Cuello, 9 metri. Lisic va, si butta Samuel Gertsgrasser, segna la sua prima rete. In Romagna pare un po' sconfortato, probabilmente c'è anche il palo di Antic, ci prova lo Cicero e ci prova anche Omar Bukris. Due pali e una super parata di Colleluori, tre tiri in pochi secondi, zero gol per il Romagna, che davvero in attacco sta stentando in maniera piuttosto clamorosa. Questi gol sono importanti per il morale, per tutto, per il punteggio. Sbagliare queste cose davanti al portiere non aiuta e non ci aiuta in questo momento. Poco più di due minuti alla fine, rischia di perdere Glisic la palla, che arriva con un giro a Gertsgrasser, c'è il braccio alzato dell'arbitro, il fallo di Lo Cicero. C'è il fallo abbastanza plateale di Bandini, vediamo la decisione arbitrale, due minuti. Chiaramente a livello fisico è una differenza abbastanza importante a sfavore di Bandini, ma nel contrasto c'è la prima esclusione per due minuti della Romagna, dall'altra parte l'aveva subita Martini. Adesso vediamo che cosa si inventa il Merano in uomo in più. A 1:40 dalla fine, intanto segna. Inserimento doppio pivot del centrale e gol, più 10. Romagna deve riprendersi, gioca tanto con l'extra player, prova con Di Domenico e Martino Redelli, pronto a rientrare per avere almeno 6 giocatori d'attacco di movimento, ma con la porta ovviamente sguarnita, quindi tacca Bukris. Non spinge però in Romagna, resta ben oltre i 9 metri. Rientra intanto Redelli, esce Albertini. Bukris, Antic, la palla viene
persa al limite nel servizio per Omar Bukris, che non agguanta la sfera, manca un 40 secondi. E intelligentemente Merano non corre per cercare di morire con la palla in mano questo primo tempo. Gestisce evidentemente l'ultima azione, l'ultimo possesso. Con l'uomo in più. Con l'uomo in più, che non guasta mai. Eccolo lì, bravo. Samuel Vesgasser. Questo è uno. Bravo, tutti si aspettava la giocata precedente, invece lui con una finta. Bello sveglio, anche Jürgen Prante gli va a fare i complimenti. Uno. E probabilmente noi non riusciamo nemmeno a tirare perché ci siamo. Prova. E invece Antic, primo gol di giornata. Sulla sirena, sulla deviazione del muro difensivo, Ivan Antic si toglie almeno lo zero nel tabellino. Siamo 9-19 alla fine dei primi 30 minuti per la Romagna, una rete per Tassinari, Antic e Same Ceroni, due reti per Albertini, tre per Rotaru. Dal Merano due reti per Gersgrasser, quattro per Cuello, due a testa per Petricevic, Glisic, Martini, Parisato, una rete a testa per Fadanelli, Visentin. E direi di non aver dimenticato nulla. Da Carlo Dall'Aglio, Mattia Melis, appuntamento tra qualche minuto, rimanete con noi per i nostri amici sponsor.
Bentornati dal Pala Cattani di Faenza. Secondo tempo di Palamano Romagna Alperia Merano, che sta vincendo 19-9. Quinta giornata della Serie A Gold. Ricordiamo che giovedì 6 ottobre alle ore 19:30, questa volta al Pala Cavina di Imola, ci sarà il recupero della terza giornata. Palamano Romagna contro Brixen, dell'ex tanto amato Davide Buzzamini, che è una delle colonne portanti della nazionale italiana. Mattia Melis, che ricordiamo allena la Serie B della Palamano Romagna, il nostro commentatore tecnico, ospite d'onore di questa partita. Un commento tecnico prima sulla prestazione del Merano nei primi 30 minuti e poi della Palamano Romagna. Il Merano sicuramente molto molto solido, che corre benissimo seconda e prima fase, su ogni nostro errore non ci ha concesso niente. Sono sicuramente più gol fatti in velocità che a difesa schierata. La Palamano Romagna continua ad avere problemi al tiro, non riuscendo ad aprire la scatola da fuori. Anche quando siamo andati a tirare dalle ali, siamo più volte andati a sbattere contro un ottimo Colleluori. Dovremmo cercare di limitare le nostre palle perse, perché la maggior parte dei gol da parte dei meranesi viene da gol in contropiede e da nostre palle perse, e soltanto noi possiamo limitarle. Loro non vedono l'ora. Tanta gente qua al Palacattani, che ha una capienza di praticamente 5.000 posti, ci accontentiamo di molto meno per una Palamano Romagna che sta festeggiando comunque il ritorno nella prima serie nazionale. Ora la quinta giornata, ancora 0 punti in classifica, dovuto alle 3 sconfitte contro Cassano Magnago, Bolzano e Raimond Sassari. Ora c'è questa partita da portare a termine contro un Merano che sta andando a pieni giri, non sta rallentando, non toglie il piede dall'acceleratore. Per 30 minuti ha dominato in campo, meritando anche gli applausi dei tifosi locali, come giusto che sia. Gli arbitri, ricordiamo, Matteo Corioni e Pierluigi Falvo, finora, fino a questo momento, un arbitraggio ottimo, impeccabile, e detto da me è una cosa molto difficile. Ora il Romagna è pronto a tornare in campo con possesso di palla nella prima azione della ripresa. Jürgen Prattner e Domenico Tassinari, due dei grandi maestri della pallamano italiana. Il Romagna dovrà aspettare 11 secondi per riavere la parità numerica. Bandini è qui già pronto a entrare in campo. Vediamo se c'è un'interruzione, non è ancora partita. Non è partito il tempo. C'è un problema tecnico al tavolo. Non parte il tempo. Gli operatori stanno cercando di resettare il tabellone, il punteggio, ma soprattutto il tempo. Ora c'è anche un cambio di approccio difensivo da parte del Merano, perché Fadanelli prima faceva cambio attacco difesa e adesso invece si trova a difendere secondo al posto di Martini.
sono trascorsi in un modo o nell'altro gli 11 secondi che hanno permesso a rientrare a Mattia Bandini di rientrare in campo, quindi parità numerica. Attacca Mazzanti, Antic, Rotaru che prova a accelerare, si alza Antic, riprova ora sulla sinistra per Mazzanti. Rotaru va di forza, poi la palla rimane lì. Una bella recupero di Ceroni sul lanciato Ivan Antic. E con Leluori compie l'ennesima super parata da un tiro apertissimo dai 6 metri. Nell'uno contro uno con Leluori si dimostra veramente fenomenale questa sera come in tante altre occasioni. Il futuro della nazionale italiana, direi. Presente e futuro anche. Cuello intanto rientra in campo, scambia con Nunez. Fa Danelli, Nunez prova a centrarci, rientra in campo anche Laursen, il danese. C'è la parata dall'altra parte di Martino Redelli, può ripartire e Romagna sulla sinistra con Mazzanti, cerca un varco, poi si accentra con Antic, perde la palla ma c'è l'infrazione e il fallo. Sui 9 metri Rinaldo Ronni Ceroni. Salutiamo anche tutti i telespettatori che da Merano e dalle altre parti d'Italia ci stanno seguendo questa partita, la quinta stagionale di Serie A Gold. Deve tirare in Romagna, prova ad andare, poi Lausen trascina in un improbabile mismatch Mazzanti, poi c'è la parata e poi il solito con Leluori. Va in contropiede in pratica e questa volta recupera la palla in difesa e Romagna, può partire Bandini uno contro uno e c'è la rete di Mattia Bandini che si prende gli applausi del suo pubblico qua a Faenza. Primo contropiede del Romagna in tutta la partita. Accorcia di una rete lo svantaggio dopo 3 minuti. La strada è quella, bisogna continuare, anche se è tutt'altro che facile, contro una squadra che gioca davvero una bella pallamano, in velocità soprattutto. Ora il fallo, i 9 metri. Doppio pivot sulla situazione di 9 metri. Laursen, un tiro fulminante all'angolo basso alla sinistra di Redelli. Intanto Petricevic blocca Antic. Il lavoro di Fadanelli in anticipo, diretto da secondo, permette a Merano di recuperare un'altra palla. Qui c'è la parata di Redelli, due in fila per lui. Esatto, sul contropiede cambia intanto Petricevic con Cuello. Fadanelli, vediamo il fallo di Antic, cade a terra. Scaramucce. Ora Cuello, Fadanelli, c'è il tiro, il palo sulla deviazione, vediamo. Sono i 2 minuti fischiati a Alex Rotaro e quindi c'è anche il rigore, 7 metri con Nicola Fadanelli che è già in posizione. Lo specialista contro Martino Redelli, la finta e la parata, poi la palla rimane lì e lo stesso Martino Redelli. Gli applausi del pubblico e della panchina per il portierone di Molteno. Al quarto anno qua a Romagna,
entra Omar Bukris con l'extra player, fuori appunto Redelli, pronto a rientrare in caso di ripartenza degli ospiti. Ora intanto Antic che prova a saltare, c'è fallo di Petricevic. Stesso Antic, cerca un varco, non c'è fallo, il tiro di Colleluori, tutto campo, e c'è la rete, non poteva fare in tempo. Para e segna. Esatto, non poteva fare in tempo Redelli a rientrare in porta. Lancio preciso, dentro i pali, quindi il 21-10, massimo vantaggio per gli altoatesini. Mazzanti. Ora prova Ceroni, c'è il fallo, vediamo l'arbitro che decide per il 7 metri. Ivan Antic è già pronto. Colleluori aveva parato ancora, eh? Bisogna sottolinearlo perché sta facendo una partita veramente monster. Il rigore. Para anche questo, ma poi la palla finisce dentro. Ivan Antic. Si è rotta la porta, quindi ci sarà un momento di attesa per tutti. Il tape, il nastro salva tutto nella pallamano. Uno delle leggende della pallamano locale, Fabrizio Fogli, ora dirigente, tutto fare a quanto pare della pallamano Romagna. Uno ancora un atleta vero, si è allenato qualche volta insieme a me in Serie B, ancora nonostante l'età, un atleta vero. Uno che la Serie A la conosce bene, essendoci approdato a 16 anni. Fa anche due chiacchiere con Colleluori e con gli arbitri. Tutto pronto sul 21-11. Parità numerica anche per Romagna. Ora la palla finisce a Laursen, un tiro, una bella botta di Fadanelli sopra la traversa, di poco, riparte Ivan Antic, prova la progressione ma non si capisce con Rotaro che è appena entrato in campo. Fadanelli non si accorge di avere l'ala sinistra completamente libera. Ora attacca sulla destra, poi al centro Laursen, palla al pivot, fallo di Ceroni. Romei cerca di girarsi ma non ha un vantaggio netto e non riesce. Antic si continua a toccare il dito della mano destra da più di qualche minuto. Noi cambiamo, togliamo Gregorio Mazzanti per mettere Chiarini, per alzare la difesa. Ora la difesa di Domenico Tassinari non cambia, sempre questa 5-1 spostata su Lautzen. Ora si buttano, c'è un gol fortunoso da vai con liscia mai dire gol. E c'è il cambio nella porta del Romagna, esce Radelli, entra Mandelli. La rete è di Nicola Fadanelli che riporta sul più 11, 8 minuti giocati. Prova a accelerare un po' il Romagna, l'azione, si libera Mazzanti contro Laursen. Bellissimo movimento in velocità. L'esclusione del danese Anton
Larsen che si accomoda in panchina. Bravo Gregorio Mazzanti a cercarlo, a puntarlo e a non smettere di puntarlo fino a che non si è portato a casa i due minuti. Adesso vediamo che cosa fa Romagna sull'uomo in più. America. Mettiamo dentro un doppio pivot. Antic, Rotaru deve tornare indietro, scambia con il croato, rischia di scivolare Bandini. Rotaru allarga per Tommaso Albertini. Buona giocata da parte del Romagna. Terza rete per l'ala modenese, ormai un veterano. Romagnolo d'adozione. 9 minuti giocati, seppur appunto con un'età piuttosto giovane, ormai davvero un veterano. Tanti anni in Serie A per lui. Extra player per il Merano che gioca senza il portiere. Gersgrasser, Petricevic, ci mette il piede Rotaru sul rischioso passaggio di Fadanelli, molto rischioso. Ora riparte da Gersgrasser contro Chiarini, c'è la rete di Tommaso Romei. Palla difficile, ristrizione difficile, gran bel gol. È un bel passaggio anche di Gersgrasser, nonostante Chiarini lo stesse trattenendo. Ora Ceroni prova a girarsi, il suo classico movimento. Rinaldo Ceroni, di queste reti ne sbaglia poche. 13 Romagna, 23 Merano, che ha il pieno controllo quando abbiamo appena passato i 10 minuti di gioco. Cambio nei portieri anche del Merano, esce Colleluori, entra Fasanelli. Ora parità numerica, infatti rientra il portiere, anche c'è Fasanelli al posto appunto di Colleluori. Ora il tiro, la parata di Mandelli, appena entrato subito la zampata. Ora Rotaru segna sul doppio contrasto. Quarta rete di Alex Rotaru. Al limite della palla persa riusciamo a tirare fuori un bel gol, veramente al limite. Petricevic gestisce in cabina di regia con Gersgrasser. Diciamo che torna in cabina di regia, che di solito l'attacco è affidato alla sua gestione. Ora il tiro e la rete dall'ala. Con un angolo veramente, veramente, veramente piccolo. Bravo l'attaccante. Ora ruba anche la palla. Due minuti di esclusione per Ivan Antic. La rete è di poco fa di Paul Raffiner. Intanto Romagna con l'uomo in meno. Dopo la palla persa. Palla persa. Fallo, e uomo in meno. Fallo, due minuti, uomo in meno. Diciamo non la migliore delle azioni. Male, male. 11:50. Romagna deve cercare di restare aggrappata al match prima di uscirne definitivamente, o meglio, onde evitare di uscirne definitivamente. Almeno evitare il tracollo. Mandelli sul tiro fuori degli attaccanti ospiti. Esce Mandelli, entra il capitano Fabrizio Tassinari. Per l'extra player. Gestisce l'azione in parità numerica in attacco. Senza portiere Romagna, attacca. È rientrato anche Oliver Martini nelle file del Merano. Tassinari
Mazzanti, Rottaro in penetrazione, segna Alex Rottaro, quinta rete. E riportiamo sotto la doppia cifra il conto dei gol. Desgrasser, c'è il tiro dall'ala, non può nulla Mandelli. Con il gol di Santiago Nunez, che non ha giocato le prime partite per i problemi, avevo sentito, per problemi di passaporto. Ora Romagna attacca ancora col capitano, poi Mazzanti e Bandini dall'altra parte, toccano tutti la palla vorticosamente per cercare di trovare un buco in cui infilarsi, sempre con l'extra player Romagna. Perde però la palla Mazzanti, ora insieme a Ceroni commettono fallo per dare il tempo a Mandelli di rientrare tra i pali. Meno 10 per Romagna, ci si avvia velocemente a metà ripresa. Gersgrasser, vediamo il tiro questa volta, la parata di Mandelli su Nunez. Pretenzioso il tiro di Nunez. Velleitario forse. Ora Rottaro va fino in fondo, al limite tra sfondamento e fallo, sono i 9 metri a favore del Romagna. Lo stesso Rottaro fa ripartire Tassinari. Mazzanti prova ad andare, Bandini si trova il varco, ma c'è la parata di Riccardo Fasanelli. Dall'altra parte velocemente Petricevic si alza, poi passa Gersgrasser, lo stesso Bandini anticipa, intercetta il passaggio, può ripartire Romagna. Rottaru si gioca ancora, un tiro sbagliato da Rottaru. Ora Chiarini prova ad anticipare Gersgrasser, rischia in un contrasto un po' ruvido a centrocampo. Gersgrasser però non si lascia andare, tiene la palla e quindi l'arbitro lascia giocare. Ora proprio allo scadere dei 15 minuti, cioè a metà della ripresa, c'è il time out chiesto da coach Domenico Tassinari. L'ha chiesto Pratner. Mattia Melis, un commento tecnico sugli ultimi 5 minuti. La partita continua ad andare sempre nella stessa direzione, noi non abbiamo mai cambiato difesa, ecco, forse avendo tolto il danese potevamo provare qualcosa di diverso, potremmo provare qualcosa di diverso, mentre Merano continua a fare la propria partita. Difende, corre e poi vediamo che cosa succede, e al momento sta andando tutto molto bene. Dall'altra parte, danese o non danese, cioè Laursen o non Laursen in campo, il Merano ha sempre un livello altissimo, questa sera ha un livello molto alto che non concede praticamente niente alle velleità del Romagna di poter rientrare. Ecco, adesso c'è un cambio di difesa da parte del Romagna. Esce Albertini, entra Maroli, giochiamo 6-0 e subito dall'inizio si vede Rottaro molto aggressivo direttamente sul terzino sinistro. Petricevic, Nunez, ora Gersgrasser, Petricevic, scambiano. Doppio pivot da parte del Merano. La botta sul palo di Petricevic. Palla da una parte, portiere dall'altra, ma il palo salva Romagna. Ora Tassinari sulla sinistra, se c'entra c'è un fallo un po' ruvido, c'è la pulizia del campo, fallo ruvido, ma il problema grosso che ha il Romagna è che non riesce a tirare da fuori, non abbiamo assolutamente tiro da fuori e dobbiamo sempre andare a contatto con la difesa meranese, che è un bel muro. È un bel muro, mette le mani addosso e si fa sentire.
proprio per questo probabilmente Tassinari si affida a Claudio Lo Cicero, che è uno che ha il tiro da fuori, ce l'ha nel sangue come caratteristica tecnica. Ora vediamo, c'è un po' di confusione, può ripartire in velocità il Merano, vediamo. C'è il gol di Romei, di Tommaso Romei, mentre c'è ancora le proteste da una parte per i due minuti rifilati a Chiarini e dall'altra nella azione precedente sulla sinistra per il... sul piede netto, mi viene da dire, di Nunez. Questo è probabilmente il primo momento in cui gli arbitri hanno fatto un errore. E passati 46 minuti ci può stare, si può anche concedere, si può anche concedere, anche perché se un arbitraggio ha un livello anche qui alto di rendimento in tutta la partita, un errore non può certamente incidere anche sulla loro valutazione, anzi sono esseri umani anche loro, direi. Lo Cicero scambia con Di Domenico. Ora Tassinari scambia con lo stesso Lo Cicero, poi su Mazzanti, deve rientrare intanto in campo Mandelli, viene trascinato via Tassinari, vediamo che ora gli animi si stanno un po' accendendo, quindi ancora Tassinari, a palla filtrante fenomenale per Ceroni. Terza rete, a palla del capitano che lascia e trova libero Ceroni, che non sbaglia. Poi ora c'è da difendere sull'attacco Petricevic, che gestisce l'uomo in più. La palla arriva all'ala, gira e segna. Morbidissimo Nunez. Santiago Nunez. Davvero morbido. Ha una tecnica un po' strana nel tiro, ma è davvero 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 efficace. 5 reti per lui. Ha sbagliato una sola volta, mi pare. Ed è il miglior marcatore della sua squadra e della partita insieme a Rotaro. Lo Cicero fa scappare la palla. Ora palla scappadista. Va Tassinari, chiama ancora lo schema, rientra intanto Mandelli, quindi inferiorità numerica in attacco. Mazzanti non riesce ad andare dentro, c'è il braccio alzato del passivo, rientra Di Domenico, quindi parità numerica. Tassinari pensa al tiro, poi c'è la deviazione e la parata. Fasanelli, Petricevic, entra in campo Stricker e poi anche Gesgrasser. Jürgen Pranter fa giocare tutti i giocatori a disposizione, risparmiando chi può. E comunque evidentemente il livello non cala sia della pressione difensiva che della gestione della partita in generale. Intanto Petricevic, nonostante il contrasto, riesce a trovare il varco. Sta affondando piano piano in Romagna, non riesce a trovare le reazioni. Rientra Redelli al posto di Mandelli. In attacco si fa sempre più fatica e 16 reti in 50 minuti. Ora vediamo Tommaso Romei che trascina a terra Lo Cicero, si vanno a chiarire i due. Ora in inferiorità numerica c'è il Merano, che però ha 12 reti di vantaggio. Non ho a memoria un tiro da fuori da parte del Romagna in questo momento. Probabilmente l'unico è la rete di Antic sul filo di sirena del primo tempo, e questo fa tutta la differenza del mondo. Ora Tassinari
Lo Cicero trova un varco, non ci pensa su. Claudio Lo Cicero. Lo Cicero! Esce intanto Fasanelli per dare l'extra player. Petricevic scambia con Glišić, Gersgrasser. Petricevic ancora lui, vediamo la palla al volo, c'è la parata di piede di Redelli, Lo Cicero va fino in fondo, probabilmente si è caricato troppo sulle spalle la responsabilità, poteva aspettare, andare con più calma, con l'uomo in più. O poteva mandare direttamente in porta vista l'assenza di Fasanelli. Diamo un po' di movimento in panchina della Romagna per entrare, dare i cambi, manca sempre meno, 9 minuti, sono 11 le reti di vantaggio, Gersgrasser, ora c'è un fallo piuttosto grave di Claudio Lo Cicero, che da sportivo qual è? È andato onestissimo. Subito a chiedere scusa al giocatore, ai suoi compagni e agli arbitri. Davvero onestissimo. Ora Samuel Gersgrasser contro Martino Redelli. Si presenta dalla linea della carità. 9 minuti alla fine. C'è la rete. Il primo rigore realizzato su 2 tirate. Extra player per il Romagna. Stacca frontalmente Tassinari. Rientra intanto l'uomo in più, in questo caso entra Oliver Martini a dare la parità numerica per il Merano. Ora Mazzanti, la palla non gira fluidamente, ci deve provare ora Chiarini da lontano, la parata facile, c'è il contropiede e c'è la parata col piede su Nunez di Redelli. Dopo la parata di Fasanelli di poco fa. Bravissimi anche qui Merano nella ripartenza e Nunez un po' troppo fiducioso delle sue capacità. Ora Ceroni prova a accelerare, a mettersi in proprio. Tassinari, Petricevic su di lui, Ceroni in mezzo a due, trova la palla per Chiarini. Un altro bellissimo gesto tecnico, quello di Ceroni sulla corrente terzino, in questo caso Chiarini, ma dall'altra parte intanto si va. Grande parata di Fasanelli, grande parata di Radelli. Con Martini, Oliver Martini che ha chiesto subito scusa a Redelli, ma l'arbitro non ha solo seguito il regolamento, palla in faccia, 2 minuti. Certamente non ha fatto apposta, viene da pensare. Fiscali. Ora parità numerica e quindi in Romagna gioca 6 contro 5 con l'uomo in movimento, esce Ceroni, entra Omar Bukris come pivot, terzini in questo momento Tassinari, Chiarini e Mazzanti, fanno girare la palla velocemente, rischia di scivolare Tassinari. Ora Mazzanti, rischio di infrazione di passivo, deve tirare, Bukris cade, c'è il fallo proprio a fil di fischio di passivo, mancano 6 minuti e mezzo, deve tirare il tiro sotto mano di
Tassinari, non va, ora c'è l'uomo in più perché è entrato in porta Redaelli. Partita che ha ben poco da raccontare ancora, evidentemente quando mancano 6 minuti e spiccioli, più 12 per gli ospiti che hanno il controllo totale del match. Ha avuto fin dall'inizio. Esatto, ora qualche leziosismo di troppo oppure qualche errore anche per Merano ci può anche stare. Tassinari per Di Domenico che segna la sua prima rete. Di Domenico! Su 3 tentativi mi sembra. 5 e 30 alla fine, circa. Più 11 per Merano. E di nuovo extra player per Merano che gioca a porta sguarnita. Vedremo se al rientro di Martini cambieranno approccio difensivo come avevano fatto negli ultimi minuti mettendo Martini centro avanti. Ecco, rientra ora Fasanelli e quindi parità numerica. Anticipo Sgrasser. Di Gregorio Marzanti. Ora Petricevic in due su di lui, Chiarini e Bucris. Passivo sotto il passivo, vediamo che Bucris nel contrasto scivola e quindi c'è il fallo, deve tirare, ha un altro passaggio, poi deve tirare, lo fa, prende il palo, la palla esce. Gersgrasser, ma c'è stato il tocco e quindi la palla è... Time out per Jürgen Prantner in questi ultimi 5 minuti. La rimessa in attacco sempre del Merano alla ripresa del gioco. Ricordiamo, non l'avevamo ancora ricordato, di Luigi Malavasi che ha giocato a Romagna, nel Romagna nel 2015-16. Una stagione che ha portato la squadra di Domenico Tassinari alle semifinali scudetto contro Bolzano per il secondo anno consecutivo. Luigi Malavasi è come preparatore dei portieri al fianco di Jürgen Prantner, mentre quello dei portieri del Romagna è un altro grandissimo portiere, Roberto Chiocchetti. Qua si parla di gente che ha fatto la storia della pallamano italiana e locale. Ci si avvia piuttosto stancamente agli ultimi minuti della partita, che purtroppo non ha più niente da raccontare. Romagna direi, che arriva a questa quinta giornata con le sconfitte in casa contro Cassano Maniago con un meno 10, poi un meno 7 a Bolzano, un meno 9 a Sassari. E questa sera sta perdendo di 11 reti a 4 minuti e 40 circa alla fine. Comunque si parla della quarta sconfitta stagionale su altrettanto partite. Giovedì 6 sempre su questi canali, sempre su Eleven Sport, la sfida contro Brixen di Davide Dado Bulzamini. La palla gira velocemente, arriva, c'è la rete di Visentin, probabilmente mi viene da dire. Luca Visentin. A seconda rete. Un bel pallonetto. Non c'è millimetrico, non c'è arrivato nonostante l'elevazione Martino Redaelli. 5-1 da parte del Merano, che si vede che Jürgen Prantner vuol provare qualcosa di diverso, avere un piano B. Anticipa sul passaggio. E Martini subito recupera il pallone. Può ripartire, ora esce il pivot della nazionale. Il pivot anche piuttosto atipico rispetto ai classici pivot statuari. È uno che la palla la sa gestire molto bene, Oliver Martini. E la botta di Petricevic, c'è un tiro d'angolo sulla destra per Merano quando ci si avvia gli ultimi 3 minuti di gioco. Sì.
Gesgrasser, il tiro e la rete di Dragan Glišić. 1 volta sopra le 30 reti per gli avversari, per il Romagna, che negli anni scorsi aveva fatto della difesa la propria arma vincente. Quest'anno 4 partite, 4 volte sopra i 30 gol. 2 minuti e mezzo alla fine, attacca, un bel tiro in conclusione, in contropiede, diciamo, in controtempo di Chiarini, però non inquadra, il rimbalzo è troppo lontano dalla porta, non inquadra i pali, quindi palla regalata, meno 13, accresce il massimo vantaggio il Merano, ora ha l'occasione di scappare ancora di più. C'è uno scontro, c'è il fallo di Albertini. Petricevic finge il tiro, poi lo prende, traversa piena, palla ancora degli ospiti, mentre il tempo passa, inesorabile, la deviazione sul tiro del Merano, vediamo un bel gol in contropiede di Martino Di Domenico, che rischia di non arrivarci sulla palla. Seconda rete personale, tra l'altro le ultime 2 del Romagna portano la sua firma. 1 minuto e 15 alla fine, 31 Merano, 19 Romagna. Gran bel gesto tecnico, dalla ricezione alla rete. Bukris che deve anticipare, sposta l'avversario, ora Petricevic va fino in fondo, c'è la rete. Un tiro che viene smorzato da rimbalzo, 32 a 19, rischia di perdere la palla in Romagna, manca davvero poco, 40 secondi, c'è spazio per l'ultimo possesso della partita per Romagna. Chiarini, Mazzanti, prova ad andare, il tiro e la rete, Mazzanti segna la prima rete della sua partita a 25 secondi dalla fine. Una rete Mazzanti, 2 reti Antic, di cui una su rigore, una rete per tempo, quindi sono questi anche un po' i numeri di questa, scusate, questa sconfitta. Non riesce a concludere Di Domenico sulla sirena, si conclude sul 20 a 32 per il Merano, che merita totalmente questa vittoria. 2 reti per Fadanelli, 2 reti anche per Tommaso Romei, così come per Luca Visentini, non ha segnato Stricker, 2 reti a testa anche per Parisato e Martini, 1 rete per Anton Laursen, 4 per Bogdan Petricevic, 5 reti per Santiago Nunez, 3 reti per Glišić, 1 per Rafainer, 4 per Cuello, fuori dal campo in questa ultima parte della partita, 3 reti per Samuel Gesgrasser, 1 per Colleluori, il portiere che ha anche avuto la soddisfazione di segnare da porta a porta. In campo anche l'altro portiere Fasanelli. Per il Romagna 1 rete appunto per Mazzanti, 1 anche per Fabrizio Tassinari, 5 per Alex Rotaro, 2 per Martin Di Domenico, nessuna rete per i 2 Bukris, Amir e Omar e Amaroli, così come per Chiarini, 3 reti per Albertini, 2 reti per Ivan Antic, 1 per Mattia Bandini, 1 per Mohamed Assam, 3 per Rinaldo Ceroni, 1 rete per Claudio Lo Cicero. Finisce 20 per il Romagna, 32 per il Merano. È stato un piacere, Mattia Melis. È stato un piacere. Alla prossima occasione, ora gli applausi del pubblico del Romagna
a tutte e due le squadre, in primis al Romani che va sotto la tribuna a ricevere, anche il Merano va a raccogliere gli applausi per una splendida partita giocata qua al Palacattani. Tabellini li abbiamo detti, la partita è finita con la vittoria 32-20 del Merano. A questo punto possiamo salutare tutti i telespettatori di Eleven Sport, ringraziamo la Federazione della Pallamano Italiana, un saluto da Carlo Dall'Aglio, dal Fido Gabriele Dall'Aglio come operatore, alla regia di Roberto Zanzi, alla prossima partita del Romagna, ricordiamo giovedì 6 ottobre alla Palacavina di Imola.